Salve a tutti gli amici di Tech Different, siamo qui con l'unboxing del Microsoft Lumia 950 XL. Bene, procediamo con il vedere il contenuto della scatola. Ovviamente abbiamo subito il dispositivo che andiamo subito a togliere. Eccolo qua. Andiamo subito a togliere e ve lo descrivo un attimino, ovvero abbiamo un display, come possiamo vedere, generoso da 5,7 pollici con risoluzione 2560x1440, quindi in 2K massima risoluzione per quanto riguarda il display. Abbiamo una fotocamera anteriore da 5 megapixel con grandangolo Full HD. Passiamo sul lato destro abbiamo il tasto di accensione e spegnimento, bilanciere del volume e tasto per scattare le foto in modo rapido. Fotocamera posteriore da 20 megapixel con ottica, come vediamo, come al solito, Pure View Zeiss, 20 megapixel con autofocus con tasto di acquisizione bifasico e andremo a vedere poi. Nella recensione faremo un approfondimento appunto per questo tasto. Abbiamo un triplo flash LED, come possiamo vedere. Proseguendo con le specifiche del dispositivo, vi dico solo che ha un processore Qualcomm Snapdragon 810 octa-core a 2000, a 2 GHz, 2000 MHz, scusatemi, e una batteria da 3340 mAh, memoria RAM da 3 GB e memoria interna del dispositivo 32 GB espandibile tramite micro SD, sistema operativo ovviamente Windows 10 Mobile. Lasciamo un attimino da parte questo dispositivo e andiamo a vedere adesso il contenuto della scatola, che consiste nella Kickstart Guide. Eccola qua, guida rapida. Per il primo utilizzo, cavo USB di tipo C, in quanto è dotato come suo fratellino minore di ingresso USB di tipo C, questo per permettere anche una ricarica più veloce. E poi abbiamo anche la classica presa da muro con ovviamente l'altro capo che è USB di tipo C per ricaricare il dispositivo. Quindi abbiamo due cavi, oltre allo smartphone, i due cavi. Non abbiamo gli auricolari. Unboxing del Lumia 950 XL da parte di Microsoft, che ringraziamo per averselo inviato. Direi che abbiamo terminato. Vi raccomando di seguirci ancora sul nostro canale, nonché sul nostro sito, in quanto abbiamo molti dispositivi sotto torchio. Come sempre, vi ringrazio per la cortese attenzione. Un saluto e alla prossima. Ciao!